Italia, la rubrica saranno fannimosi qua proprio. Pa-pa-ra-pa. Con chi siamo questa settimana? Con il libero moto, non moto. Moto. Moto, quindi un moto libero. Un moto libero. E allora conosci sei liberi motociclisti? Allora, giusto, moto. 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 Allora, nome e strumento, no? Numero. Ah, Fabio, chitarra. Fabio, batteria. Fabrizio, non c'entra niente? Simone, basso. Riccardo, voce. Emanuele, chitarra. Sei scemo. E non c'è più nessuno. Eccoli qua, il libero moto. E poi c'è Serena, che so che freme con la domandina della settimana. Ma prima vogliamo conoscerci un momentino. Allora, libero moto. Perché questo moto? Perché è libero, non mi dica che è libero perché. No, diciamo che veniamo. Ogni singolo elemento del gruppo viene da un genere diverso. Sì. Quindi abbiamo cercato di creare un sound nuovo, qualcosa di. E che sound di... è? Non sono libero... Modo? Modo. Ma dai! Allora, libero è una libera modo. Maniera di interpretare la musica. Allora, modo, a modo tuo potete chiamare. Ma come ci pare. Un po' ci pare, ok. Scivola una lacrima per il viso ed il pensiero, mentre attento il tuo sorriso maschera un mistero. Premurosi attore cerca di non far capire, ma il silenzio di una madre per un figlio è sempre le parole. Angelo vigile in ogni sfida, umile alba della mia vita, l'anima fragile del mio respiro, incancellabile esempio per il mio destino. Bene, libero moto innanzitutto, là, come è nato, da quanto tempo sono? Da tutti giovani, l'età del più vecchio? La band è come la tua, ecco. Quanti anni hai? 27. Pensa un po'. Ah, stai così com'è. E quello più giovane invece? Ecco qua. 17. 17 anni. Manco potresti andare in televisione senza liberatore di mamma e di papà. Una cosa pazzesca. C'è la mamma col papà qui? Sì. Eccoli, scusa. Eccoli qua, papà e la mamma affiatatissimi, l'ho visto proprio durante il concerto. Striccioni. Hanno tirato pure l'intimo a un certo punto. Come è nata sta voglia di vasto gruppo? Diciamo che un paio d'anni fa io insieme a Fabio Celli abbiamo messo su un duetto. Abbiamo cominciato a creare la musica, abbiamo cominciato a scrivere canzoni. Poi però ci siamo accorti che comunque da soli non potevamo andare più di tanto avanti. Abbiamo cominciato a cercare persone che volessero collaborare al... Bravo, perché l'unione fa? La forza. Bramazza, indottrinati a dovere. Ho vinto la domanda da settimana. Hai vinto? No, hai vinto, guarda, l'hai chiamata? Hai vinto, io come al solito chiedo venia. Non ho nulla a che fare con la domanda della settimana, perché questa è un po' difficile. Allora, voi fate questo sound nuovo, però avete fatto anche delle cover in passato, giusto? No. Non avete mai fatto delle cover. Ma dove studi? Sulla Treccani del 63, tu? Dove studi? Un'altra domandina, quella che ti eri preparata. Allora, l'ideatore del gruppo, quello che ha detto adesso metto su questa band per fare questo sound. Sono due, io e Fabio. Sì, ma non ci fa caso, l'ha detto tu secondi fa, sei strana. Vabbè, pure alla c'è il neurone che è mononeuronico. Cioè prima c'aveva il pattino, poi mi hanno sequestrato e allora ora c'ha piedi. Se li vuole contattare oltre che sul sito fannimoon.com gira della maglietta non sta it pure.com è uguale il genitore il gobbo bene il gobbo presto lavoreremo forse sta così col faretto voraccio per l'uomo bene altrimenti sul nostro oltre sito che fannimoon.it cosa c'è? C'è il nostro sito che oltre alla pagina MySpace che è www.myspace.com/liberomodo oppure il nostro sito ufficiale che è www.liberomodo.netsons.org. Netsons. Bene, Morgano. Doppio Morgano, allora ti prendo così un po' Morgano. Dico anche voi se volete partecipare all'angolo di Saranno Fannimosi è molto easy, che vuol dire? No, facile, fa americano e poi sia easy. Bene. Anche voi se vuoi partecipare, come fare? Al numero di telefono che è 333-333-8693 e sito internet, l'abbiamo detto, fannimoon.it vordi.italia Bene,
È tutto da Libero Modo, alla prossima rubrica con Saranno Fagnimosi. Serena, è veramente tutto? È veramente tutto, in bocca al lupo a questi ragazzi che sono molto bravi. E poi soprattutto c'è qualche singolo fra di voi? Sono i single? Sì. Oh, Serena, dopo famo di chiacchiere. Bene, forse l'avemo accattonata. Fanny Mu. Una storia partita dalla memoria, il tempo sembra non avere età. Preso a guardare le onde sopra il mare. Bye.